Da molti mesi, probabilmente forse anche da un anno o più, non registro video dedicati al basso elettrico. In questo video vorrei parlare della storia del basso elettrico, di come è nato questo strumento musicale e di chi l'ha inventato. È un signore di nome Leo Fender, è nato nel 1909 in California. È morto purtroppo nel 1991 e si rese conto che i contrabbassisti degli anni 40 avevano determinate esigenze che prima non si erano avute. E a partire dal 1940 in poi, la necessità di strumenti amplificati tramite amplificatori elettrici fu via via più crescente. Successe che proprio negli anni 40 ci costruirono le prime chitarre dotate di pick-up, ma erano chitarre Jeff con cassa vuota, hollow body. E di conseguenza anche i contrabbassisti, coloro che suonavano il basso elettrico, il contrabbasso tradizionale, suonandolo pizzicato, anche loro iniziarono ad avere l'esigenza di amplificazione. E iniziarono a montare dei pick-up anche sui contrabbassi. Ma Leo Fender capì che uno strumento più portatile e da indossare a tracolla, che potesse essere soprattutto suonato agevolmente anche dai chitarristi, era uno strumento che doveva essere inventato, in poche parole. Uno strumento della cassa piccola, ben più piccola della cassa di un contrabbasso, con un manico più lungo ma simile a quello di una chitarra, semplicemente con quattro corde invece che sei, ovviamente. Le corde del basso elettrico sono molto simili a quelle del contrabbasso, l'intonazione è identica. Sono Sol, Re, La, Mi. Sol, Re, La, Mi e sono equivalenti alle ultime quattro corde della chitarra, le quattro corde più gravi della chitarra. Solo che nel basso elettrico sono accordate un'ottava sotto. Quindi, per semplificare, se prendiamo il Mi basso, la sesta corda di una chitarra elettrica acustica, e lo confrontiamo con il Mi basso del basso elettrico, che è la sua quarta corda, questo semplicemente avrà una frequenza che è la metà rispetto alla corrispondente nota sulla chi, su, alla corrispondente corda sulla chitarra. All'era di quello, nel 1950, Leo Fender mise in produzione sul mercato la prima chitarra solid body, cioè a cassa piena, cioè senza cavità di risonanze interne, che si chiamava Broadcaster, che fu quasi subito ribattezzata Telecaster. Questo strumento, la famosa Fender Telecaster, risale al 1950. Soltanto l'anno dopo, nel 1951, Leo Fender mise in produzione uno strumento diventato storico, che è il basso elettrico Precision, quello da cui è derivato poi il Jeff Bass. Il Precision aveva solo un pick-up qui, uno solo, diviso in due metà. La prima metà prendeva le corde più gravi e la seconda metà prendeva le corde più acute, le due corde più acute. Questo pick-up era splittato, si dice tutt'oggi pick-up splittato, e aveva solo due controlli, il volume e il tono, collegati a questo pick-up. Il Fender Jeff Bass arrivò nel 1960, come risposta alla richiesta di uno strumento un po' più vario come sonorità. Infatti uno strumento con due pick-up aveva più possibilità tonali rispetto al Precision che ne aveva uno solo. Lo strumento che io suono non è un Fender originale, è una replica, un'imitazione, che però è stato il mio primo strumento, il mio primo basso elettrico e ci tengo molto come se fosse l'originale. E a ben vedere è molto molto simile al Fender Jeff Bass, per cui lo prenderò il mio strumento come riferimento per questa breve lezione. Nel Fender Jeff Bass e anche nel mio basso replica della Arc, noi abbiamo due pick-up, due pick-up singola, bobina singola, pick-up 1, pick-up 2. Quello al manico, che è questo qua, e quello al ponte, che è questo qua. Hanno due
sonorità abbastanza diverse. Se chiudiamo questo e lasciamo aperto solo il volume di questo, ci accorgeremo che il suono è abbastanza caldo. Se apriamo l'altro pickup, che abbiamo il volume dal primo, e apriamo il volume sull'altro, il suono è già più un po' più squillante. Altra possibilità, li teniamo aperti tutti e due e abbiamo entrambe le timbriche miscelate. Altra possibilità, il controllo di toni. Questo controllo agisce su entrambi i pickup, che sia aperto al massimo il volume dell'uno, che sia aperto al massimo il volume del due, o che questo sia regolato su 3, ad esempio, questo su 8. Comunque il tono andrà a influenzare entrambi i pickup, quelli che sono aperti. Quindi avremo suono molto acuto, suono grave, più caldo. Quello che a me piace è tenere aperti entrambi i pick-up e giocare con entrambe le regolazioni di tono, di solito tutto aperto, tutto chiuso. Proviamo. Sentite, cambia totalmente. Slap. Così è un po' più morbido. Un'altra particolarità del jazz bass o jazz bass è avere 20 tasti. Qui abbiamo il dodicesimo, qui abbiamo il quindicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo, 20 tasti. Rispetto ai bassi elettrici attuali che hanno addirittura due ottave, cioè 24 tasti, averne 20 è un po' limitante, però dobbiamo pensare che il basso elettrico è nato come strumento d'accompagnamento e inoltre era uno strumento che non di rado veniva suonato da chitarristi che all'occorrenza dovevano suonare le linee del contrabbasso su questo strumento inventato da Leo Fender. Questi chitarristi non era raro il caso in cui suonassero, adesso vediamo di trovare un plettro, ecco, ho trovato un plettro che non uso mai, vabbè. Non era raro il caso che suonassero in cui suonassero il basso elettrico con il plettro, come se fosse una chitarra. Un suono un po' più caldo, se uno è un chitarrista ed ha dimestichezza con il plettro e non con il pizzicato, può cercare di ottenere un suono caldo aprendo totalmente il pick-up al manico, chiudendo completamente quello al ponte e giocando con il controllo dei toni. Così invece tutto grave. Se poi avete anche un equalizzatore oppure i controlli in amplificatore, potete mettere tutti i toni gravi molto alzati, le frequenze basse insomma, e cavare frequenze medie e frequenze acute. Così potrete ottenere anche con il plettro un suono abbastanza caldo e abbastanza contrabbassistico.